ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Le ferite sono guarite, io so medicarti. Prendi rete, ne preti, ne vedi santi. Sono da cartuccia, con la cassuccia. Non c'è due senza tre. Archiviata con successo la seconda edizione dell'Ascoli Summer Festival, che si è chiusa con il concerto di Tedua, dal parco dell'Arena Squarcia il sindaco Marco Fioravanti ha già annunciato quella della prossima estate, sempre con gli idoli dei più giovani. Abbiamo alzato il livello sia culturale che quello dei concerti e quindi veramente sono contento perché Ascoli è pronta a diventare la capitale dei giovani. E abbiamo avuto l'estate più partecipata di sempre, sia a livello turistico che a livello di persone che sono venute ad Ascoli da tutte le Marche, dall'Abruzzo, dal centro Italia. Quindi siamo molto contenti perché questa sera abbiamo oltre 4.000 ragazzi qui all'Arena Squarcia per assistere al concerto di Tedua. Per il sindaco selfie di rito con i 4.000 dello Squarcia, alcuni già in fila dal mattino. Ciao, da dove arrivi? Da Perugia. A che ora ti sei messa in fila? Dalle 4. Faceva caldo? Sì. No, hai sofferto ma sei in prima fila? Sì, più o meno. Più o meno. Qual è la tua canzone preferita? Mancanze affettive. Hai visto altri concerti del festival? Ho visto quello, tutti e tre, l'ho visti tutti perché erano tutti e tre artisti che mi piacevano, quindi ho avuto piacere di incontrarli qua e è stato bellissimo. Qual è il tuo preferito? Tedua, quello di oggi. Un'attesa che è stata ripagata da 2 ore di concerto, cantate a squarciagola con i testi rigorosamente a memoria. Tra tutte, Malamente e Oe, brano simbolo dell'ultimo disco La Divina Commedia, doppio platino a un mese dall'uscita. Anni, il rapper genovese Mario Molinari sul palco veste i panni di Dante per giungere a un paradiso personale in un percorso tra anime dannate, talenti sprecati e ultimi in cerca di riscatto. Proprio come lui che dopo un'infanzia difficile e il periodo piuttosto sofferto del Covid è tornato a rivedere le stelle. Con gli occhi che brillavano davanti ai flash dei cellulari dei suoi fan in delirio. Come siamo, Ascoli? Come state, ragazzi? È la mia prima volta qui, ragazzi, siamo numerosissimi, su tutte quante le mani. Anche là dietro, ragazzi, è un piacere essere qui con voi. Nessuno può ferire il vostro orgoglio, da dovero arrivare a farvi dubitare di voi stessi, ne vai al cielo! Prima di lui a scatenare il pubblico dello Squarcia ci avevano pensato Bresh ed Ernia, protagonisti delle prime due serate, e anche di Parafulmini, una delle hit dell'estate, in collaborazione con il marchigiano Fabri Fibra.